Grazie anche dell'invito a parlare in questo contesto. Dichiaro subito che facendo il filosofo sono un po' fuori dall'aspetto giuridico e sono molto contento, cercherò anche di essere molto breve perché questo è importante, sono stato molto contento di questa occasione perché, confesso, mi ha permesso di fare una cosa che forse voi fate quotidianamente, ma io no, e cioè di rileggere la Costituzione. Perché una delle questioni forse fondamentali è anche un po' questo: la nostra Costituzione non viene letta o qualche volta viene utilizzata in termini retorici. E sappiamo benissimo che la retorica in qualche modo non riesce mai a cambiare le situazioni, perché la retorica funziona solo in ambienti che sono omogenei a quel tipo di retorica. E quindi in qualche modo la retorica richiede l'autoreferenzialità. Mentre l'importanza del tema della Costituzione è proprio quello di non essere per certi versi autoreferenziale. Mi è stato dato un compito difficilissimo, quello di collegare l'etica con la Costituzione, e quindi vi dico subito che non riuscirò del tutto, ma mi sono venute in mente alcune idee. Innanzitutto, la prima cosa che vorrei mettere in luce è il concetto di etica, che giustamente il dottor Colombo diceva è un termine molto equivoco. Di per sé l'etica, come anche la morale, ethos e mos moris, rimanda ai costumi. E i costumi sono un ambiente culturale. Cioè i costumi non è solo il modo con cui ci vestiamo, ma il modo con cui noi gerarchizziamo una serie di beni e di valori e quindi costruiamo di fatto una societas, una società. Ora, da questo punto di vista, se oggi noi rileggiamo, se adesso in questo momento, 2018, mettendo tra parentesi, anche se questa tra parentesi è una tra parentesi che però non può essere totale, ma mettendo un attimo tra parentesi il momento in cui è stata scritta la Costituzione, ma oggi la leggiamo, io credo che senza retorica la Costituzione oggi sia molto importante. Cioè sia una Costituzione che non solo ci illumina su quello che è stato il passato, ma che ci dà delle condizioni per riflettere su quel difficile equilibrio che c'è fra l'ethos, cioè i costumi, il modo con cui noi organizziamo la nostra vita, e sappiamo che i costumi sono plurali perché ci sono diversi modi per organizzare la nostra vita, e la questione decisiva della Costituzione, e cioè la cittadinanza. Perché la Costituzione in qualche modo mette in gioco il rapporto fra i diversi costumi e il fatto che gli uomini vivono nella polis, nella città, nella cittadinanza. Ora, da questo punto di vista vorrei dire che, userei questa immagine se può funzionare, che la Costituzione è molto importante perché per certi versi costituisce quello che in un'orchestra sinfonica è lo spartito. Ora, noi sappiamo benissimo che ognuno di noi, ogni persona, ogni gruppo, ogni come dire, comunità etica pensa di saper suonare bene il proprio strumento. Noi addirittura abbiamo costruito un'idea dell'individuo che come self-made man, l'uomo che si costruisce da solo, è importante che suoni il proprio strumento e che quindi in qualche modo sia caratterizzato dall'essere degno di merito, degno di lode, eccetera, eccetera. Tutto questo è sicuramente importante, se proprio fare delle riflessioni un po' più articolate, voi mi scuserete se sono un po' frettoloso, però quello che dimentichiamo è che ciò che conta è la possibilità che gli strumenti fra di loro si raccordino. Quello che fa la società non è semplicemente la bravura dell'individuo. Ciò che fa una sinfonia è la capacità di riconoscere uno spartito comune, e questo spartito comune ha un grande vantaggio, perché in teoria dovrebbe permettere a ognuno di suonare adeguatamente il proprio strumento. Ecco la questione di un pluralismo e di una pluralità che non è la dissoluzione della societas, e nello stesso tempo di permettere anche a quelli che, come me per esempio, non sono in grado di suonare nessuno strumento e che sono assolutamente anche stonati, di poter fruire e di quindi di poter avere una realizzazione di sé che non corrisponde all'autorealizzazione, l'autostima, colui che si realizza da solo. Ora, dal punto di vista ideale, per certi versi, la Costituzione rappresenta da questo punto di vista, come dire, uno spartito, e questo spartito ha bisogno di essere letto per poi essere adeguatamente interpretato. Io mi limiterò a fare due o tre osservazioni molto brevi, anche perché, come dire,
ho scritto molto e non voglio leggere nulla, mi tranquillizzo, perché la prima cosa che mi colpisce del rapporto fra etica e Costituzione è, anche qui sono io, anch'io curioso di andare a vedere le parole, quando insegno dico sempre che le parole non sono innocenti, non solo perché le parole possono nuocere e fare del male, ma perché le parole in qualche modo servono per conoscere la realtà, per definirla, e quindi un buon uso delle parole è anche una buona capacità di avere un approccio sulla realtà che conosciamo, che definiamo. Senza le parole non riusciamo nemmeno a gestire la realtà, e non è solo una questione di filosofi, perché con le parole cambiamo il mondo. Quando una persona, il sindaco, dice a due persone siete sposati, quelle parole cambiano la situazione. Il potere della firma in fondo è una parola messa in calce ad altre parole che cambia le situazioni, le parole sono molto importanti. E allora è molto interessante, perché anch'io andando a, poi oggi con la tecnologia si fa presto, a vedere quante volte ricorrono le parole, andando a vedere quante volte riconosce una parola, che ho trovato decisiva, ed è il problema di un verbo, il verbo riconoscere. Perché il verbo riconoscere è fondamentale? Perché, come si dice, la Repubblica riconosce dei diritti. Quindi la Repubblica non istituisce i diritti, la Repubblica non fonda i diritti. La differenza fra uno Stato etico e uno Stato totalitario sta proprio qui, nel fatto che la Repubblica è il luogo del riconoscimento di diritti che affondano in altri contesti. Possiamo dire che affondano, hanno le loro origini nella persona umana, nell'antropologia, nella religione, nella storia, quello che volete voi, ma non è, come dire, lo Stato o l'istituzione che fonda i diritti, ma li riconosce. E questo del riconoscimento dei diritti è fondamentale, perché mette in luce un problema che è quello che è stato finora ampiamente denunciato, e cioè che in qualche modo, se l'ethos comune ha perso di vista quei diritti e quei doveri che lo costituisce come comunità reale e civile, allora è chiaro che è molto difficile poter pensare a un esercizio della vita politica adeguata allo spartito che ci è stato consegnato storicamente. È interessante perché, sempre nel riferimento fra doveri e diritti, tenete presente che, insegnando da tantissimi anni, non più giovane età, filosofia morale ed etica, io ho assistito a questa cosa interessantissima, che una volta l'etica in fondo se la praticavano in pochi, eccetera. Adesso ormai non c'è nessun gruppo, nessuna istituzione, eccetera, che non abbia una parte di un codice etico. Cioè, oramai l'etica è diventata, permettetemi di dire, un po' di moda, nel senso che noi abbiamo tantissime carte etiche, no? Sono carte etiche in cui sono anche dei diritti, carte dei diritti che spesso sono diritti di carta, come anche le etiche che sono etiche di carta, nel senso che abbiamo inventato una procedura perfetta che ci permette di affermare delle cose e di garantirci di farne delle altre. Da questo punto di vista è chiaro che, come dire, per un certo, uno strano paradosso, come dire, l'ampliarsi delle regole, delle indicazioni, delle dichiarazioni non favorisce affatto, come dire, quella sobrietà di cui si diceva anche all'inizio, del soggetto che in qualche modo non ha bisogno di tutte le regole scritte o del fatto che qualcuno ti multa per non rubare il formaggino al supermercato, perché probabilmente sai che non lo fai. E non lo fai, o quando lo fai magari usi il telefono, magari ci pensi e dici: però finora ho insegnato che non si doveva fare e invece ora ci ritorno. Allora, perché dico questo? Perché quello che mi ha colpito rileggendo, lo dico la verità, sono anche i termini, gli aggettivi. La Repubblica riconosce, ma non basta che li riconosca, e garantisce. Questo è importante, perché è il nesso che lega la, come si dice, l'ethos, i costumi, con la politica. Cioè, la politica in qualche modo si fa anche garante dell'eticità. Non è che l'eticità si sostituisce alla politica, perché una Repubblica, come dire, ha bisogno di garantire, di riconoscere certi diritti. Se andiamo anche nel passato, per non voler fare immediatamente della cronaca troppo facile nei giorni nostri, ma anche se andiamo a rileggersi Aristotele o andare a vedere la questione della polis, ebbene, certamente una città è in grado di riconoscere dei diritti, e quindi riconosci o no l'uguaglianza fra gli uomini e quindi abolisci la schiavitù oppure no?
Perché in questo senso il valore che tu riconosci è anche garantito da una legge e da una prassi che ti impedisce di violare quel valore. Quindi c'è una circolarità virtuosa fra l'eticità e l'aspetto giuridico e l'aspetto della politicità, della Repubblica, della Repubblica. No, questo tema della Repubblica è un tema secondo me molto rilevante. Ma poi mi ha colpito, sarò anche qui molto veloce, potrei leggere, ricorre 6 volte il termine riconoscimento, riconoscere, ma non sto a citarveli tutti, ma mi fermo solo su questi, su due, l'articolo 2 che sto leggendo. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo, come dire, è un imperativo etico molto forte, perché non si parla genericamente del rispetto della persona, che qui si dice che la Repubblica, cioè ciò che ci accomuna, cioè quello spazio comune fra di noi che fa soggetti, come si diceva, diversi, con orientamenti religiosi, culturali e magari anche politici diversi, non è rilevante questo, lo spazio pubblico della Repubblica richiede, dice la Costituzione, l'adempimento dei doveri inderogabili. Noi possiamo fare tante riflessioni moralmente legittime, buone, eccetera, eccetera, sul problema di accogliere o no i migrati, tutelarli qui a casa loro, dove volete voi. Ma la Costituzione dice una cosa molto precisa. Ci sono dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e questi doveri si praticano nell'oggi e nelle situazioni storiche nelle quali siamo. Cioè l'universalità di questi principi non impedisce la capacità di applicarli qui ed ora nel contesto storico. Non solo, ma quel verbo riconoscere è anche il fondamento di quella che io chiamerei la laicità metodologica della Repubblica. Cos'è la laicità metodologica della Repubblica? È il fatto che la Repubblica di per sé non assume una certa prospettiva etica, non assume una prospettiva religiosa confessionale, ma non è neutra. Cioè la Repubblica, nella sua laicità metodologica, stabilisce dei confini, delle differenze, rispetta il pluralismo delle realtà, ma nello stesso tempo non è indifferente. Cioè noi spesse volte dimentichiamo che, per usare un'espressione di Karl Popper, c'è la società aperta ma anche i suoi nemici. Cioè non è che la Repubblica di per sé, come dire, non stabilisca anche dei confini di qualche cosa che è contrario alla vita della Repubblica, perché c'è un concetto sbagliato di tolleranza. Cioè noi non possiamo, come dire, assistere in nome, qui sarebbe interessante entrare in merito a questioni anche più concrete, non possiamo pensare che in nome di un mal compreso diritto alla parola, al pluralismo, una manifestazione fascista o la rievocazione dei fasti del Führer siano neutri, perché rientrano semplicemente nell'espressione di parola. Perché, a parte che lo vieta una cosa per me quasi sacra, che è il principio di non contraddizione, perché in ogni caso se noi sosteniamo la Repubblica ci sono cose che non sono compatibili con la Repubblica. E questo in qualche modo non è tanto per aprire lotte, okay, ma per aprire una coscienza civile. La coscienza civile è la coscienza del capire che per poter vivere la polis ci sono delle condizioni e che non tutti gli elementi tra di loro possibili sono compossibili, per usare un'espressione, tanto per far capire che faccio il filosofo, se no non si capisce. E dicevo, e quindi da questo punto di vista occorre ricreare, ripensare una consapevolezza che la questione della Repubblica, e qui sono i due punti che poi citerò ma poi finisco, hanno a che fare con l'importanza, usiamo questa espressione, la bellezza e anche la doverosità della partecipazione politica. Cioè il primo elemento, se oggi mi si dovesse dire qual è l'elemento per cui la Costituzione è disattesa, certo il malaffare, certo tutte le cose che abbiamo denunciato, ma io, come dico spesso ai miei studenti, io solitamente mi stupisco delle persone virtuose, non del malaffare, perché se c'è una cosa che è nota fin dai tempi di Socrate è proprio questo. Ma la cosa che forse è più grave è il discredito che si è creato, e questo è veramente anticostituzionale, nei confronti del dovere della custodia della polis.
dell'impegno politico. A me veniva in mente, rileggendo queste pagine, che mi chiedevo, ma chi le ha scritte? E chi le ha scritte, la prima cosa che ti viene in mente, la prima parola, sono i padri costituenti. Bene, pensate al concetto di padre costituente, cioè il tema della paternità della Costituzione, dei padri o delle madri della Costituzione, no? Non lo metto in dubbio, siamo sempre politicamente corretti, ma non è questo adesso il dibattito. Il problema è che quando chiamiamo padri o madri, noi riconosciamo un'autorevolezza a coloro che hanno scritto la Costituzione. No? Un'autorevolezza. Oggi il concetto di paternità, che può essere applicato anche alla maternità, non esiste, perché il maestro oggi è il barone, si pensa, quando si parla del professore universitario, solitamente nel senso comune ci sono i baroni, qualcuno è anche principe, non è solo barone, ma non c'è più l'idea di un'autorevolezza. L'autorevolezza è diversa dall'autorità, che è costituita in qualche modo dalla legge, che è costituita dalle regole. L'autorevolezza vive dentro la grandezza delle idee che sa dire, praticare e testimoniare. Le persone che hanno costruito questo testo non erano delle persone, perdonatemi, eccezionali. Erano delle persone che però, passando anche attraverso, come dire, il fulcro personale dell'esperienza della resistenza, del problema del ricostituire un paese, del problema delle lacerazioni, del problema del trovare un linguaggio comune per un popolo che in qualche modo era diviso. Allora, il punto fondamentale è che noi ci troviamo di fronte a una condizione storica in cui ci manca l'idea che questo linguaggio comune sia un linguaggio importante, perché si è passati in qualche modo, e ognuno di noi ha le sue responsabilità, si è pensato che la politica fosse una questione di parte, solo di partiti e basta, e di interessi personali. E quindi l'idea della Repubblica e della difesa della polis nella dialettica politica delle diverse posizioni, nelle riflessioni storiche che faceva anche giustamente prima l'andro della Chiesa, tutto questo è importante, ma quando io oggi devo parlare ai giovani che in qualche modo si affacciano alla responsabilità, alla grande responsabilità politica di dare un voto, non è semplicemente esprimere un I like, quello che mi piace, è in qualche modo una corresponsabilità nell'epoca della digitalizzazione. E qui chiudo con l'ultima osservazione. Noi oggi, se vogliamo parlare anche della Costituzione, dobbiamo fare i conti con quella che butto lì come battuta, è la cittadinanza digitale, che purtroppo non è quello semplicemente dell'andare online e di dire mi piace o non mi piace, o di votare o di non votare. Ma il fatto che, per esempio, la stessa legalità oggi è messa a dura prova e il rispetto è messo a dura prova dalle nuove tecnologie di comunicazione, no? Se noi pensiamo agli episodi di bullismo, se noi pensiamo agli episodi di violenza, se noi pensiamo come a partire da Twitter e Facebook si possono insultare le persone, si possono denigrare l'onorabilità, se noi pensiamo ai mercati internazionali che passano attraverso la rete. Ebbene, questo non lo si combatte vedendo, perché poi ci sono tutti gli aspetti positivi della rete che non cito perché sono già per noi ben noti, non si combatte semplicemente parlando male della rete o pensando di uscire dalla tecnologia, che non ci usciremo, ma si combatte se torneremo a costruire un'idea di cittadinanza che ha il suo fulcro su due elementi, mi sembra, e qui chiudo. La cittadinanza non si può praticare se non si ha una condivisione di luoghi e di tempi. Cioè, per certi versi, la cosiddetta democrazia digitale è una democrazia che non funziona, perché l'assenza della condivisione concreta di quella carnalità dell'essere umano che costituisce la polis, che poi può gestire anche l'online, l'offline, eccetera, eccetera, ma che ha in primo luogo la capacità della condivisione delle relazioni, perché l'ethos è innanzitutto questa condivisione. Ora, pensare di perdere di vista questa condivisione e dimenticare che oggi il nostro compito come professori universitari, come cittadini, semplicemente come persone che hanno a cuore la cosa pubblica, e dimenticare che la prima cosa fondamentale è quella di ricostituire un tessuto dove le persone non semplicemente vanno alla corrida, non semplicemente si insultano, non semplicemente in qualche modo cercano di guadagnare un rapido consenso, ma cercano di comprendere il tempo in cui vivono. Bene, questo è il primo grande compito che in qualche modo oggi la Costituzione ci consegna.
Ringraziamo professor Pessina.